Adriano Tilger, segretario regionale della destra. Lei ha detto che uno dei modi per risolvere la crisi, secondo voi, è battere moneta. Ma cosa significa? Intanto uno dei modi per risolvere la crisi è questo, perché la crisi è creata dalla scarsezza di liquidità che questa banca privata, che è la BCE, ci costringe a subire. Battere moneta vuol dire che un ente di Stato italiano o anche la Banca d'Italia, se la nazionalizziamo, devono di nuovo stampare la carta moneta e darla e attribuirla agli italiani dopo aver fa essersi fatto pagare soltanto il costo tipografico. È il vecchio concetto del signoraggio bancario. In questo modo potremmo rifinanziare gli enti e tutti coloro che dicono che questo potrebbe creare inflazione, noi rispondiamo che siccome in commercio estero continuiamo a pagarlo in euro, battere una moneta nazionale non crea inflazione, purché la moneta nazionale valga una lira, un euro, e non quel cambio fasullo che ha scaricato sulla pelle degli italiani buona parte del debito pubblico causato dall'unificazione delle due Germanie.